non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Signore e signori, spettatrici e spettatori di PG Esports, ben ritrovati per la seconda partita della serie. La serie, lo ricordiamo, la seconda semifinale valida per la Dragon Series del circuito Tormenta tra Angry Birds e Project 11. Con quest'ultimo in vantaggio dopo la prima mappa, hanno giocato meglio. Gli Angry Birds hanno dimostrato comunque di avere un piano in testa. Vedremo se riusciranno ad applicarlo, caro Etrurian, nella seconda partita di questa serie, o vedremo se invece questa partita sarà l'ultima. Sarà interessante soprattutto notare cosa riusciranno a fare gli Angry Birds nel correggere il loro positioning. Molte volte è troppo aggressivo, senza una vera e propria risposta. Insomma, gli Angry Birds non hanno perso perché il loro piano d'azione era sbagliato, ma perché hanno fatto degli errori singoli che hanno permesso poi ai P1-1, io li chiamerò sempre così perché nessuno mi si può lamentare da questo punto di vista, che gli ha permesso di prendere poi qualcos'altro. Pressione, drago, barone. Insomma, gli Angry Birds sono stati sporchi sulla macro e i Project 11 hanno risposto pan per focaccia. Esattamente, l'hanno fatto cantando la loro vittoria tramite il beast di quella Seraphine. Quella Seraphine è stata il più delle volte l'ago della bilancia del teamfight. Perché? Perché riusciva a neutralizzare l'ingaggio di Jarvan e non solo, riusciva spesso anche a trovare appunto il beast direttamente su un alleato e quindi anche a zonare o magari anche a volte a colpire direttamente i membri della backline degli avversari. Tra l'altro lo ricordiamo, un'Axaya selezionata dagli Angry Birds che si è trovata in un matchup positivo a dover giocare però indietro sin dalla fase di corsia, e questo non le ha fatto assolutamente bene. Infatti non è mai riuscita ad esprimere tutto il suo pieno potenziale in termini di danno, e questo in effetti è mancato e si è sentito nella composizione degli Angry Birds, che dopo il secondo drago, dopo i primi due draghi, in effetti si sono spenti e non sono più riusciti ad alzare la testa. Vedremo se riusciranno a farlo. In effetti in questa seconda partita siamo già nella fase di draft e sinceramente sono molto curioso di vedere se questa Seraphine verrà rimossa. Mi hanno già risposto. Seraphine viene assolutamente bannata, giustamente direi anche, però ora sono interessato più sui pick. Possono avere sia i Project 11 che i ragazzi dei Angry Birds. Spiego, questo primo pick per Alexa deve essere qualcosa di... Ok, caro Etrurian, l'avevamo detto, un campione buffato in questa patch come Aatrox, nella forma del cooldown ridotto sulla sua W, è tornato ad essere un possibile pick in top lane. C'è da dire che contro Malphite le possibilità di abusare di questo pick dominante in fase di corsia come Aatrox vengono abbastanza ridotte. Malphite è uno dei campioni meno abusabili, specie dai campioni AD. Però Aatrox qui è interessante. Gli Angry Birds vogliono giocare sulle lane imprese, che secondo me è la scelta migliore. Danno a Hunter la possibilità di essere io direi quasi la goccia che fa traboccare il vaso per le due corsie, e guarda subito gli Angry Birds avendo Twist of Fate. La scelta era ricaduta sul ban di Xayah per non permettere che le sue carte gialle diventino inutili, infatti, per dire, ma la scelta quella di Kai'Sa mi rende molto. Però la risposta è ottima. Jinx Braum con la possibilità di Jinx di giocare sull'ottimo range con uno dei pillar migliori del game come Braum, alla fine però un altro dei pick che erano stati cruciali nella prima partita per la vittoria dei Project 11 è stato proprio quel Rakan, e Rakan viene nuovamente selezionato dai Project 11. Mi sorprende un pochino se è rimasto aperto, perché Etixy ci ha fatto vedere veramente ottime cose con questo campione, e la possibilità che possa riproporlo sinceramente mi elettrizza un pochettino. Ho una cosa da domandarti. Vai. Non lo sapevamo, avevamo il jungler mid laner di Gaia Esport nei Project 11. Olibir Ari è stato una delle combinazioni più fastidiose che
il mondo del PG Nationals abbia mai visto nelle prime settimane. Volibear con Ari, hai la possibilità di avere uno stun e un insta charm da dire a Twisted Fate: scusa, tu volevi chiederci qualche, non ho capito, volevi vivere in questa lane? No, non puoi. Volevi giocare al League of Legends il sabato sera? Facciamo che ci giochi la prossima partita. Questa forse la prossima non settimana. Te lo permettiamo. Forse, forse. Beh, comunque, in realtà, sai, Project 11 potrebbero disputare in effetti la terza partita. Vorrebbero già chiudere questa, in realtà. Però è vero, in effetti, Chapapi con la sua Ari ci aveva deliziato più di una volta in, nel PG Nationals. Io ricordo che commentai il promotion tournament dello split estivo e c'era proprio Chapapi che mostrò la sua Ari, in effetti anche in quell'occasione finì qualcosa tipo 9-0-10, una roba del genere, e lui però in effetti è uno dei migliori giocatori di Ari a livello europeo, e in effetti Ari non è più ormai da qualche season uno dei campioni più selezionati, è comunque un mago duttile perché ha quegli escape, ha quella capacità di lockdown. Allo stesso tempo però spesso e volentieri l'impressione è che le manchino un po' i danni, non so se sei d'accordo con me, però spesso vengono selezionati altri campioni piuttosto che Ari, proprio perché Ari manca un po' di danni. C'è da dire che Ari, se riesce a prendere vantaggio, diventa un qualcosa che, tu mi hai detto giustamente, non sembra che non abbia abbastanza danni, poi lo vedi quando vedi Volibear ogni volta in lane che ti ganka e tu arrivi e dici: ah, ma quindi Orari è 3-0-0 e ha 50 minion in più di me? Ciao, è stato un piacere conoscerti. Passa alla prossima giornata. Ricordiamolo ancora una volta, per chi si fosse appena connesso, la draft è stata fatta in precedenza su un sito terziario per poi riproporlo qui direttamente con tutti i pick già selezionati, in modo tale che non ci siano problemi, che diciamo così, sia tutto più smooth, più veloce, più preciso. In precedenza ci sono state varie vicissitudini, quindi i vari pick and ban sono stati già fatti in precedenza e ora qui sono stati solamente mostrati, mettiamola così, in diretta. È interessante anche capire quanto i Project 11 abbiano intenzione di giocare intorno a quest'Ari. Devono giocare intorno a quest'Ari. Io spero che il coach sia andato lì e abbia detto: giocate intorno a Ari, ma io volevo giocare intorno a Ari. L'unica cosa che devi fare è giocare intorno a quel campione nell'early game, farlo snowballare e poi dopo verrà tutto da sé. Assolutamente sì, Ari è un campione veramente difficile da arrestare qualora andasse in vantaggio per di più. Con il suo charm può anche fornire quella stack di plasma su cui poi può connettere Kai'Sa che con gli istinti omicidi può essere veramente letale, può andare a chiudere le uccisioni laddove i bersagli sono già bassi in vita, appunto colpiti dalla combo di Ari stessa. Dall'altra parte però mi interessa molto vedere come giocheranno questo Twisted Fate i ragazzi dei P11, perché Twisted Fate è un campione che, se giocato correttamente, se giocato sulla mappa, può veramente fare la differenza e ha pochissimo counterplay, anche perché comunque può essere ovunque, quando ha il destino a disposizione può essere ovunque, non solo, rivela anche la posizione dei campioni nemici nascosti, che non è una cosa da sottovalutare, quindi tu apri il libro, vedi tutta la mappa illuminata e semplicemente, chiudendo il libro, decidi dove vuoi teletrasportarti con il tuo destino, avendo già chiara la situazione a livello globale. E questa è una cosa che nessuno dei campioni selezionati dagli Angry Birds può portare, e quindi sono veramente curioso di andare a vedere come si svilupperà questa mappa attorno a questo Twisted Fate, perché viceversa Twisted Fate, lo sappiamo, è abbastanza abusabile in fase di corsia, è un campione immobile, è vero, un ottimo setup per i jungler con la sua carta gialla, però per il resto può anche virtualmente abbastanza far fatica. Quindi abbiamo Angry Birds lato blu e Project 11 lato rosso. Lo ricordiamo, la serie sull'1-0 per questi ultimi, quindi questo è il match point e questa potrebbe anche essere l'ultima partita di questa sera, quindi ragazzi, se non avete ancora bettato, è il momento di farlo. Beh, personalmente parlando, sarà da vedere di nuovo la fase di corsia. Hai detto una cosa giusta, il Twisted Fate è un campione fra virgolette immobile, ma allo stesso tempo lui ha dalla sua la possibilità, dal livello 5 in poi, di togliere
di mettere pressione, anzi, di togliere la pressione che riceverà da parte di Ari, perché fino a livello 5 non ha veramente un ottimo wave clear. D'altro canto, ricordiamo, la passeggio Stay Fate permette a lui, anche se sotto di qualche minion, di avere un vantaggio in gold. Già. Perché ogni volta fra un numero da fra un gold e 6 gold in più per ogni minion ucciso. Inizia quindi questa partita a tutti gli effetti con lo spawn della Rovo Bestia Cremisi, su cui si vanno a concentrare Botlane e Patrix, jungler degli Angry Birds. Angry Birds chiamati ovviamente a una risposta spalle al muro già in questa serie. Lo ricordiamo, in finale ad attenderli ci sono già gli Axolotl Academy, che si sono imposti per 2-1 sugli Atlas. Project 11 che invece vogliono continuare assolutamente sul ritmo partita proposto in precedenza, nello scontro precedente, perché veramente sono stati, dopo un certo minutaggio, assolutamente inarrestabili. Viene da pensare di nuovo che Peke, avendo la solito path di giungla più o meno rispetto a quello che si era visto nel game 1, cioè partire dal red, fare i suoi Raptor per poi spostarsi verso la parte del blue buff. Naturalmente, essendo questa volta invece che dal essendo partito da parte alta di mappa, ora finirà nella parte bassa, ma potrebbe provare anche un ingaggio in corsia inferiore perché ha crowd control che gli lo possono aiutare per followare e per mettere K1 degli nemici. Assolutamente sì. Però prime fasi di partita comunque abbastanza tranquille, con Ari in leggero vantaggio nei confronti di Twisted Fate, che ha già sprecato due cariche della sua pozione della corruzione, e con l'accesso possibile di Volibear in corsia centrale. Vediamo se arriva il Flash Charm da parte di Ereshki. Gallo vuole cercare, arriva lo stun, eccolo il Charm! Non serve il Flash Charm se puoi fare un Flash autoattacco con stun. È molto più facile. Molto più semplice. Assolutamente sì. Quindi assolutamente è stata giusta l'idea da parte di Peke. Ora c'è un altro problema. Ant deve utilizzare il teletrasporto per non perdere così tanti minion rispetto a quello che si poteva immaginare. Ma ora, se vogliono un'altra volta gankare, possono, perché c'è il flash e charm da parte di Ari. Assolutamente vero. E viceversa, TF è privo di flash. Bravo. Quindi tu arrivi qui e inizi a dire non so perché, ma Volibear avrà voglia di rigankare la mid. Ho questa sensazione, ma se non c'è mid laner come fai? Però TF ha un'idea diversa. Vuole andare a conferire vantaggio a questo Aatrox, che in effetti se la sta vivendo abbastanza comoda contro questo Malphite. Solo 10 minion per Kekko sino a questo momento. Weak side totale della mappa sinora. Però il piano va abbastanza in frantumi, probabilmente qui Kekko, come dire, fiuta il pericolo e semplicemente si riporta in corsia centrale Hunt. Hunt che aveva avuto un inizio scoppiettante nella partita precedente con Orianna, aveva ottenuto 4 uccisioni nell'early game, non ha poi, come dire, non ha potuto fare altro che vedere 6 suoi compagni capitolare di fronte ai colpi dei P11, perdona. Ora vediamo quello che riesce a fare in questo caso Ari, perché Excadrill può mettere visione nella giungla avversaria e questo può aiutare tantissimo, non solo se stesso quanto anche il jungler che prova il gank. Alexa molto basso in vita, anche Kekko però deve stare attento e ci prova con il flash aggressivo addirittura Alexa, bellissimo il knock-up e arriva l'uccisione. Fantastico questo Aatrox. Patrix può continuare a insistere e troverà anche la kill su Kekko. Vediamo se ci cade. No, assolutamente no. Questo colpo di torre non fa abbastanza danni. Una kill anche per Xin Zhao. Ciao Peke, tutto bene? Era mid, una gank meravigliosa. L'idea, di nuovo, oltre l'aggressione, iperaggressivi questi P11, perché di nuovo, come si è visto in questa serie, nella scorsa precedente, si vede gli HP sotto al 30%, non so, è tipo il toro col torero. Vede il drappo rosso, deve correrci. Non ci credono adesso i Buzz, ci credono, caro Etrurian, perché
hanno preso risorse sul loro top laner, è vero, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, Malphite difficile da abusare per un campione come Aatrox, però Malphite non ha sustain nel suo kit, questa è la differenza più importante tra lui e Aatrox, e questo Bruiser viceversa può anche portare dei danni non indifferenti nelle fasi di teamfight. È vero, l'esecuzione di Malphite è sicuramente più automatica, d'altro canto, comunque sì, Aatrox è un campione assolutamente spaventoso. Cosa sta facendo? Però non è il livello 6. Oh mio Dio. Ah. Beh, mancava la caster cursata questa sera, o sbaglio? Non le abbiamo fatte abbastanza dirette oggi. Beh, una così palese forse mancava, in effetti. Avevo appena finito di elogiare Alexa e la sua posizione di vantaggio. Alexa manca di rispetto totalmente del livello 6 di Checco e semplicemente ne paga dazio, e come? Paga tantissimo. E ora qui più 11 possono provare a giocare intorno al pick. Bella! Che il cercatore del vuoto non è andato a segno. No, potevano continuare. C'era comunque l'indistruttibile di Braum a proteggere parte di quei danni magici. Comunque sia, questa azione permette in teoria ai più 11 di avere accesso a questo drago, cioè Pekke che l'ha già iniziato, e subito Ereshkigal Galla dagli Manforte sarà primo drago con ogni probabilità qui per i Project 11. Non ce la farò mai. No, ma io non ho capito nemmeno io, cioè 11 11 1 1, non so, ormai io non ho più idea. Destino vuole andare da qualche parte. Destino vuole andare top. Checco subito costretto al flash. È arrivato anche il distruttore dei mondi da parte di Aatrox. Sta tankando Ant, ma può permettersi ancora un hit. Ci prova, executed. Checco porta a casa la solo volo. Oh mio Dio, Checco è arrivato di Petrix. Ma lo stesso ha fatto fake direttamente dalla zona del drago. Con un livello in più potrà utilizzare la sua suprema. Petrix riesce a non capparlo. E Pekke però alla fine con l'utilizzo del flash morso porta a casa l'uccisione. Cosa sta succedendo? Non so. Non lo so. Il mio silenzio vale più di mille parole. Però sai, sei un caster, sei pagato per parlare. No, quando io sto zitto. Posso parlare in questo caso. Perché? Non lo so, vabbè. Oh, potrebbero continuare però qui, eh? No. Bellissimo il dodge da parte di Sir con quel sidestep meraviglioso. Shine on me, trova i morsi del gelo. It's Sir con l'indistruttibile, però attenzione perché potrebbe pagare dazio. Ectisi, anch'egli stonato a sua volta dalla passiva di Broma. Alla fine, azione che non si concretizza. In top lane, Alexa aveva un vantaggio enorme, abissale. Lo stanno buttando via, mi dispiace per gli Angry Birds. Attenzione a Pekke che può insistere su Petrix. Arriva la punizione che porta via il buff e Ereshkigal trova la seconda uccisione della sua partita. Ant con la carta gialla. Ai danni di Pekke che però non ha la suprema a disposizione, mancano quegli HP bonus e manca la possibilità di sopravvivere. Bravo anche Alexa qui a dashare attraverso il muro. Ant con l'ultima carta gialla farà terminare così l'azione in un 1-1. E comunque abbastanza favorisce, credo, i ragazzi dei più 11, dato che hai Ereshkigal 2-0-0 su Ari. Beh, come ti dicevo, se hai un vantaggio con Ari è molto facile snowballare perfettamente. Hai tutto quello che ti serve nel kit per permetterti di rispondere colpo su colpo o comunque di non ricevere. Ecco, parlo davvero. Alexa sta rischiando. Oh, bellissimo l'ingaggio da parte di Exity. Arriva la carta gialla però sulla testa di Ereshkigal che prova con il flash e ce la fa. L'ultima istanza di danno, quella del danno puro della Q di Ari, trova il corpo del povero Hunt. Ah, che brutta partita questa volta per questo Twisted Fate. Sembra non avrà la possibilità di applicare pressione a livello globale perché da una posizione tale di svantaggio, soprattutto nei confronti del diretto avversario, farai veramente fatica. È difficile pensare a una soluzione per Twisted Fate, anche perché in questo preciso istante tu vorresti avere almeno una corsia vincente, e con vincente intendo totalmente vincente, che se sei così indietro, fai di destino, il tuo lavoro lo fai, prendi l'assist, prendi gold, insomma, trovi dei gold che ti possono permettere di andare avanti. Ma in questo preciso istante
la tua lane che dovrebbe essere vincente, quella in corsia superiore, è a fare di farm. E ha fatto uno dei dive più brutti che il mondo potesse ricordare. Tutto il rispetto, ma questa la devo dire. Sì, non era... interno, Non era assolutamente bello quello che è successo poc'anzi in corsi superiori, o meglio, dipende sempre dal punto di vista su League, perché nei panni di Checco è stato bellissimo. E vedi che con l'aiuto anche di Exit troveranno il lockdown ai danni del povero Patrix. Arriva Checco con la Suprema, Hunt molto basso in vita, Pekko costretto a cadere. Vediamo che arriva l'Everfrost addirittura da parte di Ereshkigal. Alexa trova sì l'uccisione, ma sarà costretto a cadere a sua volta. È un 3 per 1 in favore dei Project 11. Quando hai un vantaggio tale che ti permette di poter fightare in un 3v2 che è iniziato come un 2v1, capisci che la situazione non è delle migliori, assolutamente. Poi hai dalla tua comunque Checco che ogni volta che si prova a fightare alla ultimate up, ok, ora dovrebbe morire. Paul, sì, la vediamo brutta per lui. È arrivato anche il teletrasporto, più carta gialla, più morsi del gelo. Nulla da fare, shutdown addirittura nelle mani di questo Shine on Me. Aveva lo shutdown, non aveva uccisioni, l'aveva accumulata semplicemente dal vantaggio di farm. Questa è una boccata d'aria fresca per gli Angry Birds, però. Questo shutdown su Jinx non è affatto male. Non è male, però guarda una cosa. A livello di gold, comunque Kai'Sa avrà un piccolo vantaggio. Qui rischia, però riesce ad evitare l'ultima istanza di morsi del gelo e quindi avere salva verosimilmente la vita. Tirano giù la torre, ragazzi, dei P11. È la prima della partita, lo fanno grazie all'Herald conquistato in precedenza. Adesso possono spingersi in questa zona del dragone. Non so se ovviamente, attenzione, vediamo se arriva l'ingaggio da parte di Ecstasy. Bellissimo, con la propria toccata e fuga. Arriva anche il gelo perenne, non basta però. Fake, attenzione, immobilizzato dai morsi del gelo, e riescono a trovare il fight vincente con i ragazzi dei Bats, con il flash fuori, con Lial addirittura da parte di Shine on Me, che ha trovato un'uccisione ma era troppo basso in vita, non aveva mana a disposizione, quindi semplicemente meglio scappare. Anche perché Shine on Me si era trovato un charm dritto in faccia. Già. Ora io dico una cosa. No, non la dico, vai, prego. Ereshkigal avrà vita facile nel killare Hunt? No, perché Hunt con un'ottima zona riesce a salvarsi. C'era anche Patrix in zona e quindi non poteva concludere l'azione. Ereshkigal, vai pure. Dicevo, il fatto è che Shine on Me, una fascia d'argento vivo, non penso che sia una scelta così tanto sconsiderata. Non tanto perché comunque l'oggetto in sé per sé, ma perché guarda dall'altra parte. Charm, stun a target, ultimate. Exit, ci prova, ma attenzione, frattura glaciale, morsi del gelo, e non basta il danno di Paul. Attenzione perché Paul ci prova con gli istinti omicidi. È arrivato Checco con il suo teletrasporto, subito colpito dalle nacchere, come le chiama un collega di Jinx. No, per favore, anche te no. Anche te no. Guarda, sapevo di triggerarti e l'ho detto apposta. Mettiamola così. Arriva la carica da parte di Checco. Il dive è semplice. Paul trova un'altra uccisione. Questo shutdown, però, a sua volta, perché Shine on Me aveva trovato la terza kill della sua partita. E quindi shutdown e drago addirittura nelle mani dei P11. E sarà nuovamente una landa oceanica. L'anno infernale, a quanto vedo io, non lo so. È un mio lapsus. Volevo dire infernale. Pensavo che fossimo in due partite diverse, quindi stavo iniziando a avere paura. Stavo andando allo stesso modo, fra parentesi. Però, cioè, qui cosa vuoi raccontare? Cosa possiamo raccontare a livello? Cioè, stanno facendo delle azioni singole in alcuni momenti in cui ti guardi e dici... Davvero? Mi spiego. Il dive era telefonatissimo. Che non mi ha creduto troppo che l'avversario tornasse via, ma aveva Checco, aveva l'ultimate up, era proprio lì che diceva: io sono venuto qua, devo trovare qualcosa, e se non trovo niente allora il mio TP vale 0. Il tuo TP per valere qualcosa devi portare una kill, una torre, e aveva, lui era pronto a tutto, lui era pronto a entrare e lo ha fatto benissimo. Ha fatto molto bene, è chiaro che, come hai detto tu giustamente, Shine on Me gliel'ha permesso con un posizionamento
mi sento di dire abbastanza sconsiderato. Truffaldino. Comunque sia, mi piace truffaldino come parola. Truffaldino, sì, nei confronti del suo stesso team. Truffaldino, sì? Abbastanza, sì. Perché sì, gli ha fatti credere di avere una speranza, no? In Jinx 3-0-0 e subito shutdown. Per un misposition abbastanza pesante, comunque, da parte di Shine on Me. È chiaro che dal caster desk è sempre facile commentare, però, insomma, come dire. Era abbastanza telefonato quel dive, come hai detto giustamente tu. Ant cerca di spingere adesso in corsia inferiore, Reshkigal subito a metterci una pezza. C'è anche Petrix in zona, ma verosimilmente crediamo che Reshkigal sia abbastanza safe. Ha la Suprema a disposizione, tra l'altro, quindi. Anche perché, se ci pensi, mi hai detto tu che noi siamo qui pagati per parlare, no? Quindi. Oh, certo. Possiamo dire questo ed altro. No, scherzo a parte, ora il fatto è che a livello di posizionamento Petrix vuole prendersi questa torre in corsia inferiore, ma la situazione nelle altre corsie non è così facile e soprattutto Ari, dalla sua, ha un ottimo modo per wave clearare e stare tranquilla di non ritrovarsi poi in una posizione veramente cattiva, Petrix! Prova il 2v1, Petrix con il dive, a disposizione il flash, Reshkigal, vediamo se ci prova. Oh mio Dio, Ettisi, quanto sei sexy su questo Rakan! Ok, se c'è un MVP in questo mondo, datelo a Ettisi, direttamente. Sì. Chat, possiamo regia, possiamo chiudere la partita. Ettisi 1v9. Sì, io, davvero, nella prima partita è stato fenomenale, ma in questa si sta forse superando. Io voglio dire una cosa, ho visto un Rakan di Tinelli che era veramente forte, ecco, Etix si batte Tinelli 5-0. L'ha detto, l'astro color caster d'eccezione, attenzione, qui ci prova Sir a rubare questo... Bello questo DP! Questo red buff è arrivato al destino, c'è il teletrasporto anche però da parte di Reshkigal, quindi nulla di fatto alla fine, uno scambio di risorse semplicemente in questo fiume inferiore. Subito Pece però con il messaggero della landa e crediamo che possa verosimilmente tirare giù questa torre interna in corsia centrale, vantaggio quindi dei P11 che impenna ulteriormente. Aspetta, si trova Petrix adesso sui 7k. Petrix non è visto, potrebbero provare l'ingaggio casomai con il TP. Oh, teletrasporto? Anche. Ci provano, vogliono chiudere la tenaglia. Vediamo come andrà a finire perché la torre è già caduta però e Leonard continua a tirare dritto. Eccolo, bottati quindi due flanker del team degli Angry Birds. Uno subito sciolto però, povero Petrix. È già costretto a cadere, doppia uccisione addirittura per Turbo Peke. E a questo punto sembra una formalità per i ragazzi dei P11 concludere l'ultima uccisione, trovare a questo punto sì inibitore e magari anche Nexus, autori del Nexus. Non è carneficina, c'è Hunt in vita, ma verosimilmente da solo questo Twisted Fate non potrà fare nulla. E guardalo Checco che tanca la torre, può permetterselo, è Malphite. Vediamo quindi Hunt e Sir cercare di difendere, sembrano riuscirci. Wow, solo wow. L'idea era giusta, il problema è che è arrivato in ritardo. Mi spiego. L'idea di andare con teletrasporto e Petrix era giustissima, però attenzione, qui complimenti vanno a Paul, perché Paul è riuscito di nuovo, flash istinto omicida, a togliersi dai guai e rimettersi bene in posizione e poter fightare e fare il DPS senza doversi ritrovare nel mezzo al fight. Ottima l'azione sua, dall'altra parte in ritardo, fossero arrivati un secondo prima si starebbe parlando di un'altra cosa, perché la torre sarebbe appena caduta e potevi andare di ingaggio. Eh sì, assolutamente, forse sarebbero cambiate alcune cose, la sostanza però resta che i Project 11 sono in vantaggio di 8000 gold all'alba del 20° minuto e stanno per procurarsi il terzo drago, quello che vale il soul point per loro, e quindi tra 5 minuti non sicuramente... Non sono sicuro che sia la scelta giusta, Petrix? Oh, in effetti no, Petrix e Sir qui troppo avanti, colti subito in castagna da parte dei ragazzi dei P11. Tra l'altro, con quegli istinti omicidi, Paul riesce anche ad avvicinarsi più velocemente al barone, che a questo punto sembra l'unica conseguenza possibile di questo mispositioning ulteriore degli Angry Birds. Hai detto tutto tu, io non devo dire niente come color caster, qui c'è il destino, ma... Chiaramente ci provano, forse con il destino arriva il razzo.
No? Troppo presto. Però non è semplice. Nulla da fare, nulla da fare. E a questo punto i più 11 che andranno già per la chiusura, credo, con questo buff del barone. Paul va a spingere quest'ondata in corsia centrale. È già potenziata però questa wave, quindi decidono di beccare per spostare la loro pressione altrove, verosimilmente, a meno che non vogliano forzare direttamente l'ara mid forti del barone e vincere di forza bruta. Potrebbero cercare di spingere le sideline, non credo ne abbiano veramente bisogno, sarebbe la soluzione più metodica. Però intanto il fatto è anche questo: sono tornati per avere i loro oggetti, siamo a due oggetti per sia Kai'Sa che Ahri. Abbiamo due oggetti anche per Volibear, due oggetti per Malphite. Altra nota, Ant è così indietro che Malphite non deve farsi difese magiche. Già. Potrebbe esserci quindi forse l'ultimo fight, attenzione, attenzione. Sì, anche se sembra un destino già scritto, vedremo, vedremo. Eccolo Hunt che trova la carta gialla, Paul subito con la kill. Scoppiato istantaneamente il povero Sir, e a questo punto è una formalità nel vero senso della parola. Per i ragazzi dei P11 che trovano facilmente una carneficina e trovano così il 2-0 con una prestazione abbastanza dominante in questo game 2. Sono stati meravigliosi, perfetti in ogni minima azione. Un 2-0 netto, direi quasi, e meraviglioso da parte dei giocatori, perché così facendo si portano a mostrare gli Axolotl Academy che, se non vuoi avere gli stessi feels che hanno avuto nelle prime settimane i team di PG Nuts con Ahri Volibear, bene, ci penserei a bannare quella Ahri o quel Volibear che è più addicted al meta, quindi può darsi che sia la scelta migliore, così che Ahri cada nel dimenticatoio del dimenticatoio. D'altro canto, più 11 poi sono stati precisi, puliti. Posso dire una cosa? Prego, anche per favore, i dive, fateli fare ai tank, non a voi maghi. Grazie. E dopo questa ultima pubblicità progresso da parte di Etrurian, che con questo sorriso veramente mi manda letteralmente in brodo di giuggiole, io credo che possiamo iniziare a ringraziare soprattutto Davide in regia. Il suo contributo è stato come sempre fondamentale anche oggi. Etrurian, è stato un piacere averti come colorcaster in queste due serie. Abbiamo visto quindi due semifinali assolutamente divertenti che ci hanno intrattenuto in questo sabato sera autunnale. Alla fine, quindi, lo ricordiamo, nella serata di domani avremo la finale tra Project Eleven, che hanno avuto la meglio per 2-0 sugli Angry Bus, e Axolotl Academy, che hanno battuto per 2-1 invece i ragazzi degli Atlas. A questo punto, da parte di Zen, è veramente tutto. Etrurian, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Buonanotte e buone botte.